Silvana Scarpa è un'artista veneziana e in questa tradizione veneziana è una delle interpreti più interessanti. Il colore soprattutto è l'elemento che predomina nei suoi dipinti. Quando lavora si concentra su questo tipo di materia. Molto spesso usa la tela, ma altre volte come supporti si sospinge a cercare materiali esotici come la seta o come il papiro. Soprattutto questi supporti gli permettono di trasferire il colore in un modo singolare e di rappresentare delle immagini oniriche in cui il colore richiama anche il suono, perché per Silvana Scarpa la musica ha un effetto fondamentale. Vivendo a Venezia, Silvana Scarpa riesce a interpretare le atmosfere magiche di questa città, ma soprattutto riesce a cogliere quei riflessi così particolari che solo l'acqua, solo la luce, solo l'aria di questa città esprimono. E per lei questa è una traduzione fondamentale che emerge dalle sue tele. Lei si ispira a Kandinsky e come Kandinsky sosteneva che era fondamentale riuscire a rappresentare in un'immagine un suono, per Silvana Scarpa il colore diventa proprio questa interpretazione. Silvana Scarpa ha scelto l'astratto, sebbene la sua partenza sia stata dal figurativo, ma l'astratto è l'elemento che la caratterizza. Riuscire a rappresentare particolarità della realtà diventa per lei fondamentale. Silvana Scarpa può essere interpretata come una delle rappresentanti più interessanti dell'espressionismo astratto, proprio perché quello che lei rappresenta è un mondo interiore che viene tradotto con i colori in una superficie.